Orlando De Mai è un film scritto e diretto da te. Sì. Qual era il motivo che ti ha spinto a tanto? Il motivo che mi spinge a tanto è la mia passione per il cinema, innanzitutto, perché senza passioni non si fa nulla. È una passione, non so se è una passione sana o insana, questo poi dipende dai miei detrattori o dai miei diciamo affezionati. E io spero di aver fatto un lavoro pulito come in genere faccio, insomma, con i miei mezzi, chiaramente, perché non è che abbiamo alle spalle chissà chi, noi facciamo tutto con le nostre forze, con la passione, appunto. E questo è il mio, penso, il 21esimo che faccio io film, a parte le sitcom, varie sitcom, varie fiction che ho fatto già negli anni passati. Tra tanti artisti che hai selezionato, qual è che qualcuno che secondo me potrà veramente sfondare in questo mondo? Allora, qualcuno veramente bravino ci sta. Non voglio fare nomi particolari, perché sennò altrimenti farei del torto agli altri, perché a me piace poi prendere, gli amici miei che mi conoscono da tanti anni lo sanno, mi piace prendere persone completamente sconosciute e catapultarle nel mondo del cinema, perché diciamo mi sento un po' un talent scout, loro lo sanno, chi ha lavorato con me lo sa, io gli fornisco tutti i mezzi per poter accedere al personaggio che ho pensato per loro, attraverso i movimenti che gli dico di fare, attraverso le battute che gli dico come farle. Quindi con me è come se facessero uno stage, diciamo un allenamento su campo, in modo che se loro vogliono intraprendere un domani la carriera di attori, oppure si vogliono dedicare a fare i casting per grosse produzioni, almeno sanno come si devono comportare su un set. Anche a Lucia Cassini ha dovuto fare lo stesso. No, tesoro mio, ma che scherzi, no, tesoro. Lucia è, per me è una persona di famiglia, come se fosse mia sorella. Io gli voglio un gran bene e tutto l'aiuto che gli posso dare gliel'ho sempre dato e glielo darò sempre. Noi non ti credere che non ci siamo scontrati anche negli anni passati, perché abbiamo tutti e due un bel caratterino, però perché io lo dico sempre, il regista è come un generale, deve dirigere la truppa sono gli attori, se il regista non li mette in riga, quelli ognuno se ne va per conto suo e diventa proprio una cosa impossibile da fare, insomma, se non hai polso non c'è niente da fare. Lucia pure c'ha un bel carattere, perché fortunatamente il carattere ti fuori. E quindi a me le persone senza carattere non mi piacciono, anche se mi devo bisticciare, però dopo il cuore è quello che va avanti, e il cuore quando è buono, quando si vuole bene, va sempre avanti. Allora, Genova, Napoli, che cosa vi ha unito in questo film e che cosa ne pensate? Io ne penso tutto il bene possibile, perché mi ha dato la possibilità di interpretare un personaggio. Io amo tantissimo recitare, poi adoro Napoli, perciò la scusa di poter venire a Napoli in mezzo ai napoletani per me è già una cosa stupenda. E ormai sono abituée, treno, aereo, sono abituata a spostarmi con la valigia, sono qua e sono contentissima perché amo molto come dirige il regista Nando De Maio, e poi ho trovato delle colleghe fantastiche e mi sono trovata molto bene in famiglia. Anche a me fa piacere aver fatto parte di questo film di Nando, ho fatto anche qualche altro film e per me è un onore e un piacere recitare con lui, anche se sono piccole parti, però mi fa piacere. E poi, come diceva lei, delle colleghe e dei colleghi simpaticissimi. Diciamo che noi siamo in due parti, diciamo che noi amiamo il mondo dell'arte, lo abbiamo a 190 gradi, cinema, teatro, fiction, tutte cose, no? Quasi unito il teatro e il cinema, due cose che mi appartengono, che sono, come si chiama, sono tutte e due ore stasera insieme. Diciamo che questo film io non mi prendo a volte parti lunghe, roba parte, per impegni, per lavoro, però mi piace starci. Perché, come si chiama, è una cosa proprio che tengo dentro, la cosa più bella. Non è importante, come diceva Edoardo, dire una cosa in più o una cosa in meno. Anche una sola parola, l'importante comunque è essere... Come si dice. Però, essendo un mio carattere, che quando mi levano un microfono, poi non me ne vado da vicino, dico solo questo. Voglio fare un messaggio per tutta la premiere stasera, le cose più belle. Voglio fare un messaggio, la prima cosa voglio dare, come si chiama, un pensiero contro la guerra, contro il Covid, al professor Di Maio, che è roba buona. Per il film che questo qua deve uscire,
E poi perché sto vicino alle donne, la colorite tutto quanto. Diciamo che per me è anche un messaggio di pace, che non devono toccare le donne, non si tocca nemmeno con un fiore. Bene, grazie. Prego. Ho visto quello che è successo a Milano di quella ragazza che è stata trovata tagliata a pezzi, e sempre faccio un appello: noi siamo appunto contro la violenza contro le donne, bisogna unirsi tutti, denunciare, perché non devono succedere queste cose orrende. Ma purtroppo, bene, io chiedo scusa, purtroppo denunciare serve a ben poco, bisognerebbe cambiare le leggi, quella è la cosa importante, perché i giudici sono troppo buoni con gli assassini. Buonisti questo sì. Quello che ha svolto in questo film? Ciao a tutti, onorata di essere intervistata da te, Carlino, sono sempre ospite da te. Io sono molto emozionata qui a Caserta, al Duel Village a Caserta. Io voglio ringraziare Nando De Maio per darmi l'opportunità di fare questo ruolo da ragazza traditrice, diciamo, un ruolo che è stato per me come prima volta. In questo film mi sento un po' Brooke di Beautiful, perché sono quella che tradisce uno, tradisce, poi non posso svelare tutto. Io ringrazio ancora Nando De Maio e sono emozionatissima, fra poco. Ma insomma, tradire ti piace in questo film? Questo film diciamo non è quella che come devo spiegare? Non mi rispecchio assolutamente, purtroppo è film, cinema, io amo fare questo mondo, lo amo, quindi per me è lavoro, quindi è tutto molto emozionante, quindi non vediamo l'ora di andarlo a vedere, fra poco inizia il film in sala e niente. Un in bocca al lupo a Nando e che andrà tutto bene. Nando, vediamo qualche altro artista che ci devi presentare. Allora, sì, vi voglio presentare Gabriella Salgauer. Salgauer c'ha un nome un po' particolare. E sarà l'interprete, una delle interpreti del mio prossimo film. L'ho scelta tra tante altre perché lei ci ha peso, qualità e misura. Come potete vedere, è altissima. Al di là del peso, questo prossimo film su che cosa, qual è l'argomento? Dai. Allora, non svelo, diciamo, il soggetto, comunque posso annunciare, forse è meglio che lo dirà lei il personaggio che fa. La monaca. Non sembra proprio, non sembra, effettivamente Nando ama i contrasti, come sempre. Bene, allora che dire, in bocca al lupo, e dove lo potremo vedere questo film? Questo di adesso lo possiamo vedere tra un mese e mezzo, dopo l'uscita, perché dopo dovrà uscire in DVD e dopo lo vedremo in televisione, spero pure da te. Ok?